Anche in Abruzzo arrivano le Frecce Rosa, i treni regionali che Trenitalia mette a disposizione dei viaggiatori per la prevenzione oncologica. Insieme alla Fondazione Incontradonna, il gruppo FS, con il patrocinio del Ministero della Salute, ripropone anche quest'anno l'iniziativa del Freccia Rosa, giunta alla 14ª edizione, che porta sui treni regionali medici e volontari per consulenze e distribuzione di materiale informativo ai passeggeri, come spiega Bruna Di Domenico, direttrice regionale di Trenitalia Abruzzo. Oggi la campagna tocca la nostra regione, siamo a bordo del regionale Pescara Ancona, dove sono presenti i volontari della Fondazione Incontradonna e dell'Associazione Medici Oncologici. Questa iniziativa è volta a diffondere la cultura della prevenzione, che costituisce l'arma principale per combattere le malattie oncologiche e il tumore al seno. Siamo giunti alla 14ª edizione e in questi 14 anni l'iniziativa ha toccato centinaia di treni, raggiungendo decine di migliaia di donne che sono state indirizzate verso la prevenzione e l'informazione. Quali sono i treni coinvolti in questa iniziativa? La campagna si svolge a bordo di treni regionali Intercity e Frecce per tutto il mese di ottobre a livello nazionale. L'11 ottobre si tiene in Abruzzo a bordo del regionale Pescara Ancona delle 10:15 e a bordo del regionale Ancona Pescara delle 12:45. Tutte le donne presenti a bordo treno possono aderire gratuitamente all'iniziativa, ricevendo consulti assolutamente gratuiti da parte del personale volontario dell'associazione e da parte dei medici a bordo. Sebbene la campagna sia indirizzata in maniera specifica alle donne, a beneficiare delle consulenze potranno essere anche i viaggiatori uomini, perché quando si parla di prevenzione non si possono fare distinguo di alcun genere, come spiega Michele De Tursi, oncologo del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. Come responsabile io, coordinatore dell'IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, siamo qui per supportare l'iniziativa di Incontradonna per la prevenzione, prevalentemente tumore della mammella, ma più in generale per dare consigli, informazioni sulla prevenzione in senso lato, perché ovviamente coinvolge non solo il sesso femminile ma anche tutti i soggetti che fossero interessati a ricevere informazioni di questo tipo. Teniamo presente che ogni anno in Italia vengono diagnosticati quasi 400.000 nuovi casi l'anno e quindi si tratta più di 1.000 casi al giorno, tutti i giorni, quindi qualunque iniziativa che possa portare alla sensibilizzazione su questi argomenti è ben voluta e ben accetta, ma la sensibilizzazione è di muoversi prima, di non aspettare i sintomi. Se noi aspettiamo invece la sintomatologia, la partita è già un po' più avanti.